Ciao e bentornati, oggi sono qui con la mia amica Alessia e vi presentiamo questo bellissimo trucco nei toni del viola glitterato. Vi lascio al trucco. Dopo aver idratato la pelle, spruzzo un po' di Fix Plus per prepararla a ricevere il trucco. Come fondotinta applico il Fit Me della Maybelline con un pennello duo fibre su tutto il viso e collo. Sfumiamo ben bene. Come correttore applico il Select Moisture Cover della MAC nel numero NW25 perché è un correttore molto idratante e Alessia mi ha confessato di avere la pelle un po' secca. Come primer applichiamo il Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre su tutta la palpebra. E anche nella parte inferiore. Andiamo a definire le sopracciglia con un ombretto marrone scuro opaco, questo è della MAC nel colore Brun. Con un pennello angolato quindi faccio prima la fine delle sopracciglia e poi traccio una linea al di sotto e vado a sfumare il prodotto all'insù. E torniamo agli occhi, vado ad applicare la matita viola della MAC nel colore Designer Purple su tutta la palpebra mobile. Adesso prendo un viola opaco, questo è sempre della MAC nel colore Indian Ink, e lo applico in tutta la piega dell'occhio, specialmente all'esterno, con un pennello da sfumatura lo sfumo verso l'interno dell'occhio. Adesso prendo un ombretto viola perlato, questo sui toni del lilla, e si chiama Parfait Amour, sempre della MAC. Lo applico su tutta la palpebra mobile per fissare la matita che abbiamo appena applicato. Adesso passiamo a un colore più scuro, questo è Shadowy Lady, un ombretto viola molto molto scuro e intenso, sempre della MAC. Lo applico nella parte esterna dell'occhio a forma di V e lo vado a sfumare leggermente fino a metà occhio. Prendo un ombretto nero opaco, questo è Typographic della MAC, lo applico solamente nella parte esterna dell'occhio per intensificare la piega e dare maggiore profondità allo sguardo. Dopo averlo applicato lo sfumo leggermente verso l'interno con il pennello da sfumatura e un pennello pulito. Adesso per definire le sopracciglia usiamo un trucchetto che piace molto alla mia amica Alessia. Applico un correttore chiaro con un pennello piatto d'eyeliner e sfumo tutto con un pennello pulito da sfumatura. Passiamo all'eyeliner, utilizzo l'eyeliner in gel della Maybelline nel colore nero e lo applico con un pennello sottile d'eyeliner, questo è della Make Up For Ever. Quindi lo applico prima nella parte esterna, poi nell'angolo interno e poi alla fine ci dedichiamo alla codina. Mi raccomando, non fate una codina alla Moira Orfei o alla Amy Winehouse, adattatela al vostro occhio, in questo caso sto facendo una codina piccola. Prendo la matita viola per lato e la applico all'interno dell'occhio, andiamo a piegare le ciglia e utilizzo la stessa matita viola anche all'interno dell'occhio. Prendo un altro ombretto viola opaco, sempre della MAC, questo è Fig One, e vado a sfumare la matita al di sotto dell'occhio. Adesso andiamo a perfezionare la codina, sempre con il pennello d'eyeliner piatto e un po' di correttore, applico il correttore e poi lo sfumo verso il basso. Prendiamo il The Glitter Viola, questi sono della LA Color Glitter Liner, e lo applico nell'angolo interno dell'occhio fermandomi a metà occhio. Per illuminare l'angolo interno dell'occhio applico dei pigmenti della MAC nel colore Kitsch Mask, che sono di un bel lilla chiaro, molto luminosi. È tempo per il mascara, che applico su ciglia superiori e inferiori e metto delle ciglia finte. Adesso vado a incipriare il tutto con la Mineralize Powder della MAC nel colore Medium Plus, sempre perché Alessia ha una pelle un po' secca e voglio lasciarla idratata e luminosa. Passiamo al contouring e prendiamo un marrone opaco e andiamo a scolpire le guance verso il basso per dare definizione e andiamo a fare anche un po' di contouring al naso. Come blush utilizzo questo bel rosa corallo della MAC nel colore Peony Petal e lo applico al centro delle guance sfumandolo verso l'alto, tempo di illuminare la punta del naso e la parte alta delle guance. Adesso passiamo al rossetto, vado a definire i bordi con una matita rosa polvere, questa si chiama In Anticipation della MAC, e come colore labbra utilizzo il rossetto matte sempre della MAC nel colore Please Me, che è questo bellissimo rosa confetto.
vado a perfezionare l'applicazione con il pennello, spruzzo uno spray fissante ed avete il trucco finito. Io spero vi sia piaciuto, se così datemi un like, iscrivetevi al canale e seguitemi sugli altri social. Da me Alessia, un bacio, al prossimo video.